Allora, diciamo che oggi abbiamo toccato il fondo, come abbiamo toccato il fondo nella partita di Sant'Arcangelo l'anno scorso, e quindi possiamo solo far di meglio. Non lo so, siamo entrati in campo, io l'ho detto anche prima di là, come se ho rivisto la squadra che ho visto tante volte l'anno scorso quando eravamo in difficoltà, che perdevamo la testa e giustamente poi perdevamo e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Per fortuna siamo ad agosto, mi ricordo che di questi tempi l'anno scorso avevamo vinto 4-0 qui col Savone e poi abbiamo fatto 7 mesi malissimo, vediamo se succederà il contrario. Diciamo che quando perdi 4-0 e l'attacco fa malissimo, la difesa uguale, il centrocampo ugualmente, non c'è da dire niente perché oggi non è fatto bene niente. Quindi dobbiamo soltanto arrivare martedì al campo e prepararci per domenica. Certo, è normale anche perché ci dispiace anche a noi, soprattutto per la città di Pistoia, perché ci avevano chiesto un risultato giustamente positivo perché era il derby. Però per fortuna ci giochiamo tra 20 giorni e quindi potremo testarci un'altra volta contro di loro. Come si fa? Li prendono in Serie A, quindi si possono prendere anche Lega Pro, credo. Certo, soprattutto penso che si cresca più da queste batoste che dalle vittorie, però ora la cosa importante a cui bisogna pensare è portare a casa il risultato con l'atteggiamento e anche con i punti, dato che alla fine sono quelli che contano e domenica ci sarà il primo test. Sì, certo, anche perché come ho detto prima, siamo ad agosto, abbiamo ancora 10 mesi, quindi non siamo quelli di Lucca e non siamo quelli di stasera. No, non mi preoccupa perché in confronto all'anno scorso siamo un gruppo molto più unito e questo secondo me a lungo andare ci darà una grande forza.